Nata nel 1961 in località Guastameroli di Frisa, grazie ad un manipolo di volenterosi vignaioli della zona, oggi, dopo un cammino lungo ed impegnativo, Colle Moro riscuote ampi consensi presso un pubblico sempre più vasto ed esigente grazie alla qualità dei suoi vini e alla passione e alla tenacia che infonde nel suo lavoro. Successo confermato anche nella 51esima edizione del Vinitaly, la più importante vetrina del settore a livello mondiale. Cinquantunesima edizione del Vinitaly, siamo in compagnia del presidente della cantina Colle Moro, Francesco Labrozzi, per parlare delle novità ma soprattutto per le conferme che hanno dato grandi successi a questa azienda. Un'azienda che punta molto sulla qualità, sulla passione e la tenacia, con un territorio che lo vediamo qui alle nostre spalle che dà sicuramente, presidente, quel qualcosa in più ai vini abruzzesi che stanno sempre conquistando maggiori mercati internazionali soprattutto. Assolutamente sì, il territorio diciamo che è il nostro valore aggiunto. È il valore aggiunto che si focalizza fondamentalmente nel percorso produttivo dei nostri soci della cantina Colle Moro. La qualità è un elemento oggi ineludibile per percorrere i mercati nazionali ed internazionali. Montepulciano è un po' l'ambasciatore dei vini abruzzesi, apprezzatissimo anche all'estero. Che cosa vogliamo aggiungere? Abbiamo detto tantissimo nel corso degli anni, delle volte che ci siamo incontrati, Presidente, però spendiamo ancora qualche parola. Montepulciano lo conosciamo tutti, è una DOC gigantesca, vuoi per consistenza nei numeri, ma vuoi anche per la sua ricchezza proprio intrinseca del prodotto. Ci fa da apripista in tutti i mercati di riferimento. Il traino che produce per le altre tipicità del nostro territorio, ovviamente parlo di tipicità enoiche. Tra le novità, lo accennavamo in apertura di questo incontro, questo cerasuolo d'Abruzzo che può rappresentare un po' l'ultimo nato? In realtà sì, in realtà i vini prodotti nella tipologia cerasuolo in azienda sono sempre stati prodotti. Quest'anno ci siamo voluti regalare una nuova immagine per questo vino e soprattutto gli abbiamo dedicato una linea con una nuova etichetta che è la linea Fiori, noi la chiamiamo così, in quanto il visual dell'etichetta è proprio un fiore stilizzato. Questa linea la utilizziamo per i mercati nord europei. Stiamo con questa nuova impronta grafica riscuotendo oltre che un grande successo per il vino in sé, ma anche per la scelta grafica che abbiamo fatto. Abbiamo visto come anche l'etichetta, il packaging abbia un concorso a parte, abbia la sua importanza. Presidente, torniamo al vino che è un po' la vostra vita. Parlava dei soci, una squadra, una famiglia che viene coordinata da un presidente che deve saper dare delle giuste indicazioni. In realtà sì, è proprio come una famiglia, dici bene, è una famiglia composta da quasi 600 soci che giornalmente si recano in vigna e regalano, se così possiamo dire, ai consumatori finali il frutto del loro lavoro. Questo mi piacerebbe che i consumatori lo apprezzassero un po' di più. La nostra è fondamentalmente una missione, che è quella di cercare di monetizzare, di avere il miglior risultato economico possibile per ristorare il sacrificio dei nostri soci. Parlava anni fa, ma parliamo di tanti anni fa, Presidente, di vini di aziende sociali, si parlava di vini di normali, in una fascia media. Siete invece riusciti ad ottenere degli ottimi vini, degli ottimi prodotti di qualità, anche raffinati, se mi permette questo aggettivo. Ti concedo l'utilizzo di questa parola, ovviamente. si parla... È così? Possiamo dirlo che ormai in Abruzzo si fanno degli ottimi vini.
dei grandi vini, questo è vero, anche se scontiamo, diciamo così, scontiamo una gioventù nella storia enologica di questa regione, ma che in realtà stiamo cercando di, come dire, di coprire con gli investimenti tecnologici, con la ricerca. Queste attività, diciamo, di ricerca e investimenti tecnologici portano dentro alle nostre bottiglie dei grandi vini che vengono apprezzati. Voglio citare uno per tutti, il grande Trebbiano d'Abruzzo DOC della Cantina Collemoro, che quest'anno ci sta dando delle soddisfazioni immense, proprio perché siamo riusciti, grazie a un investimento fatto nelle more dei piani di sviluppo rurale degli anni scorsi, a tirarne fuori delle note e delle caratteristiche che credevamo quasi che non ci fossero. In realtà sulla linea del Trebbiano riusciamo ad avere dei prodotti eccezionali. Trebbiano, Montepulciano, Cirasuolo, ne abbiamo già parlato fino adesso, ma ci sono poi altri vitigni autoctoni che rappresentano anche delle piacevoli conferme. Sicuramente, possiamo riconoscere l'Abruzzo come una grande regione di vini bianchi, e quindi hai appena citato gli autoctoni, il pecorino, la passerina, la cococciola, che sono tutte tipicità del nostro territorio. In particolar modo vorrei citare la cococciola, che è veramente una perla del nostro, diciamo, piccolo tratto di costa, e viene sempre molto più apprezzata. Presidente, abbiamo parlato di questi vini senza dimenticare le bollicine, perché diciamo anche le richieste del mercato inducono anche poi i produttori ad accontentare quelle che sono le necessità. Non se ne può fare a meno. Oggi la bollicina diciamo, sta avendo un successo planetario, e quindi ci sembrava corretto e coerente cercare di incontrare i potenziali consumatori di questa tipologia di vino. Essendo noi una regione che ha molte varietà di uve a bacca bianca, abbiamo cercato di individuare tra queste quelle che meglio potevano così incontrare la tecnica della spumantizzazione con il risultato poi finale. E nel pecorino spumante, nella passerina spumante e anche nel moscato abbiamo individuato tre vitigni che hanno dato un ottimo risultato. Un altro vino che abbiamo avuto modo di conoscere proprio qui al Vinitalo e di apprezzarlo anche nel corso dell'anno, perché poi li degustiamo questi vini, Presidente, il Maupass. Ecco, vorrei spendere ancora due parole per questo prodotto particolare. Particolarissimo, è vero, è vero. Ha compiuto un anno questa etichetta. L'abbiamo presentata e lanciata l'anno scorso al Vinitali alla 50ª edizione. Ci ha dato molta soddisfazione, per la verità. È stato un vino che non era, diciamo così, nelle corde del nostro territorio, ma ci siamo dedicati alla sua preparazione. Il moscato e la passerina, vinificati secchi e fermi in bottiglia, hanno dato una marcia in più, un plus a questa cantina. È vero, perché poi c'è innovazione, ricerca, si investe molto anche in tecnologia e in aggiornamento tecnologico, come ricordava lei, Presidente. L'aggiornamento tecnologico è fondamentale. L'industria enologica nazionale e internazionale ci mette a disposizione sempre nuove tecniche, sempre più rispettose di quelle che sono le caratteristiche intrinseche delle uve che vengono prodotte. E questo dobbiamo tenerne conto e attingerne a piene mani. Ci rendiamo conto che sono investimenti importanti, e perciò vengono sempre tenute in seria considerazione tutte le attività che la nostra regione propone con i bandi comunitari, sia SOCM che piani di sviluppo rurale.
51esima edizione del Salone Internazionale di Verona Fiere, dedicato ai vini e ai distillati, uno dei brand fieristici più conosciuti a livello internazionale, può essere archiviata con soddisfazione. Protagonista quest'anno del giorno dell'inaugurazione, Phil Hogan, commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, che con il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, ha effettuato il taglio del nastro. Il Vinitaly, da sempre considerata la più importante vetrina internazionale del vino italiano, è un appuntamento che va oltre la manifestazione fieristica. Può essere uno dei momenti in cui si discute del futuro del vino e dell'agricoltura più in generale, in un'ottica europea di internazionalizzazione dei mercati, di innovazione e di crescita della qualità. Presidente, in questa edizione abbiamo avuto il commissario straordinario per le politiche agricole Hogan. C'è un'attenzione da parte dell'Europa verso il vostro settore, un'attenzione maggiore secondo lei? Sì, ci ha fatto molto piacere ricevere la visita del presidente Hogan e c'era tutto lo staff comunitario, insomma, che si occupa del settore vino qui a Verona. E si sono portate all'attenzione del commissario alcune problematiche che dovranno poi essere in qualche modo risolte e affrontate. Peraltro non poteva essere diversamente, perché stando ai numeri l'Italia in modo particolare, ma tutta l'Europa enologica in generale, ha dei numeri sul PIL per quanto riguarda le esportazioni molto importanti, e quindi giustamente a livello di comunità, diciamo così, danno un occhio particolare a questo asset produttivo. La presenza del commissario straordinario per le politiche agricole Hogan qui all'inaugurazione può rappresentare anche un'attenzione diversa da parte dell'Europa verso questo settore? Se pensate che l'Europa nasce grazie all'agricoltura, nasce 60 anni fa per concordare e raccordare le politiche agricole dei singoli paesi. Noi siamo dentro l'Europa e dobbiamo rimanere nell'Europa. Questo lo abbiamo rappresentato al ministro, al commissario Hogan negli giorni scorsi, è passato a trovarci, e abbiamo pensato di presentare al commissario Hogan quelle che sono non tanto le proposte di Confagricoltura, ma i prodotti dell'agricoltura italiana, tanto che abbiamo organizzato insieme a lui una verticale di vini e gli abbiamo fatto assaggiare una serie di vini, tra cui anche i vini dell'Abruzzo, proprio per fargli capire quanto è importante la storia e la tradizione delle nostre origini, delle nostre aziende e di quello che siamo in grado di fare per l'Europa noi stessi. Presidente, ci lasciamo in questo incontro con un auspicio, un augurio che lei si vuol fare e vuol rendere così noto anche ai nostri telespettatori. Questo 2017 che cosa dovrà portare? Ecco, per essere soddisfatto lei, che cosa vorrebbe raggiungere? Lei e tutti i suoi associati. Allora, sicuramente faccio l'auspicio che sia una stagione produttiva confacente con le caratteristiche e con le esigenze dei nostri soci, insomma. È un elemento imponderabile quello del clima. E da buon produttore non posso fare altro che alzare gli occhi al cielo e dire: speriamo che quest'anno sia un'annata eccezionale come quella del 2015.